si parte anche per questo venerdì, amici di Sorriso TV, bentornati in diretta proprio con Giro di Tacco. Oggi torna a trovarci una grande amica di Radio Sorriso, colei che è la regina della Romagna, lo si può dire, colei che ha 2P, 2L, 2T nel cognome. Do il bentornato a Roberta Cappelletti. Ciao Roberta! Ciao caro Gio, che piacere ritrovarmi qui con tutti voi. Hai detto bene, un'amica di Radio Sorriso da molto tempo, e ne approfitto intanto per ringraziarvi per la vostra ospitalità. Mi dispiace di non essere in presenza, ma comunque la distanza è tanta, ma virtualmente per fortuna possiamo essere nelle case di tutti i vostri affezionati amici e dei nostri fan, questo è logico. Ma volevo anche salutare un po' di questi amici di Radio Sorriso, in primis il nostro grande direttore, un mio amico da sempre, da quando ero un ragazzino, da Alex Sorriso, che voglio salutare, il vostro direttore Roberto Zanella, Roberto, quindi insomma c'è sempre questo feeling, certo, che ci accomuna, e naturalmente un salutone a Claudio, un salutone voglio farlo a Iris e a te, quindi grazie davvero per essere sempre così disponibili nei miei confronti. Intanto giro la telecamera, che forse va meglio così, non va bene così, ecco. Perfetto, ok, l'inquadratura? Perfetta così, Roberto. Grande. Dicevamo prima in radio. Che proprio in quest'anno, sì, un anno speciale per un brano che ha segnato, sì, la storia della musica da ballo, della Romagna, certo, Romagna mia, 70 anni, tu sei una delle artiste che lo sta portando proprio in giro nelle varie piazze, ma anche non solo, nei vari eventi televisivi per celebrare proprio questo brano. Certo, infatti diciamo che quest'anno, questi 70 anni di Romagna mia, hanno suscitato un grande interesse intorno al mondo della musica da ballo. Come dicevi poc'anzi, non a caso anche su Rai 1, dalla carissima Antonella Clerici, che ho avuto il piacere di conoscere e poi comunque di tenerci in contatto dopo la prima edizione di The Voice Senior, che insomma lì ci sarebbe da parlare tanto perché fu la prima edizione che ebbe un grande successo, e quindi c'è questa continuità. Romagna mia, fra l'altro, diciamo questi 70 anni adesso vengono celebrati un po' in tante piazze importanti del nostro territorio, della Romagna, come Rimini, Riccione, Cervia, insomma tutte le località anche balneari, e poi non parliamo di Gatteomare, naturalmente, che in ogni serata, soprattutto in questo momento, c'è sempre musica e ballo per tutti, ma anche altrove, perché comunque diciamo che Romagna mia in qualche modo è quella canzone che ha dato vita al mondo del ballo, del folklore, del liscio, scritta da Secondo Casadei insieme al nipote Raul, e questa canzone diciamo che dobbiamo essere grati a questa musica, che molte volte viene anche considerata una musica di serie B, viene un po' bistrattata, ma chi fa questo mestiere lo sa benissimo che suonare e cantare il liscio non è così semplice, ci vuole una grande passione dello swing, perché il liscio ha proprio la caratteristica della ritmica, e su questo ci sarebbe da parlare tantissimo, e non a caso, poi magari se vuoi ne parliamo anche dopo, certo, noi diciamo coloro che abbiamo fatto il percorso di questa strada dagli anni 75 fino ad oggi, quindi anche i cambiamenti epocali del mondo del ballo, siamo qui per sostenerla questa musica, prima di tutto perché adesso è candidata a patrimonio dell'UNESCO, e vediamo se si riesce a portare a casa questo ambito traguardo, e in più diciamo che vogliamo consegnare, trasmettere ai giovani che si stanno avvicinando diciamo alla nostra musica, proprio consegnare la nostra esperienza, tutto quello che abbiamo vissuto, i nostri consigli, ma soprattutto come dedicarsi a suonare e a cantare il liscio. Non a caso adesso qui in Romagna, in questa Academy Music di Forlì, si terrà una masterclass proprio da ottobre, e ci sono già diversi ragazzi iscritti, quindi diversi docenti, nel momento in cui uno deve imparare il canto, il portamento sul palcoscenico, come si accompagna con la chitarra, il basso, la batteria, gli strumenti a fiato, perché lo dico e lo ripeto, il liscio è una musica che va suonata col cuore, con tanto colore, piani, forti, proprio perché trasmette l'anima, l'emozione della nostra terra. Quindi sfatiamo un mito, perché i giovani si avvicinano ancora, anche grazie, certo, a voi, grandi artisti, proprio alla musica e al ballo liscio, e alla musica comunque tradizionale folcloristica. Ho visto, seguendo un po' la tua pagina, che ci sono veramente, sì, tantissimi giovani che stanno partendo, poi tantissime iniziative proprio con questi 70 anni. E poi, come hai detto tu, c'è questa bellissima iniziativa, questa masterclass, che darà possibilità, sì,
a chi vuole, a chi ha il cuore, come dire, di potersi immergere Sì. in questo Perché momento. poi quando, esatto, poi quando i giovani si avvicinano a questa musica si divertono molto perché comunque sembra, ripeto, perché anche un clarinetto che deve staccare queste note o il sax che deve legare l'armonia e devono essere tutt'uno perché comunque la musica è come posso dire, un abbraccio unico. Non, perché sì, tu magari sei il solista, io magari sono l'interprete, diciamo il frontman. La persona che comunque però dietro ci deve essere questa squadra musicale che insieme, hai capito, arriva direttamente al messaggio che vuoi trasmettere, un'emozione, un divertimento, il ballo. E quindi veramente tanti giovani si stanno avvicinando e vediamo anche nelle sale, nelle sagre, nelle feste, anche recentemente a Pagnigola, cioè dicevano, caspita, finalmente sentiamo una sonorità che da tempo non si sentiva, perché poi sentire il nostro liscio ti riporta le vacanze, non quelle romane, ma quelle romagnole, cioè diciamo la gioia e l'accoglienza che sa regalare la nostra terra. E che consiglio ti senti di dare magari a qualcuno che si vuole affacciare, muovere i primi passi in questo mondo? Beh, credo come in tutte le discipline artistiche e sportive, perché comunque fare musica ci vuole anche proprio una grande disciplina, un grande rigore, credere in quello che si fa e naturalmente studiare, come noi facevamo da ragazzi molto giovani, quando dovevamo avvicinarci anche alla musica pop, perché io quando ero la cantante della Vera Romagna o Borghesi, il liscio lo facevano loro suonato, noi eravamo interpreti, cantanti di musica leggera, internazionale, perché cantavi da New York, e quindi cosa vuol dire? Ascoltare gli originali, anche se non conosci la musica, magari uno spartito davanti per capire che quel do va in quel pentagramma, in quel punto, quindi, e poi allenare la voce, perché io anche dopo tanti anni cerco di tenere la mia voce sempre forte e potente, anche se con l'età sembra che debba calare, ma poi cos'è? Prevale l'esperienza, prevale l'interpretazione. E quindi applicarsi, studiare e ascoltare coloro che hanno appunto tanta esperienza e possono regalare a loro tutto questo patrimonio straordinario che è il nostro folklore romagnolo. Ascolta, l'hai citato prima The Voice, questo importante Sì. progetto che tuttora comunque porta poi avanti diverse collaborazioni, come Certo. abbiamo visto. Cosa ti porti di questa esperienza? Cosa? Bene, innanzitutto il mio coraggio di uscire dalla mia zona comfort, perché questo lo dico, quando per tanti anni tu hai la tua orchestra, giri, viaggi, dopo c'è stato il Covid, ci ha fermato e quando ho avuto questo contatto assolutamente non volevo andare perché avevo timore, non sapevo che cosa mi aspettasse, che cosa mi aspettava, perché adesso si sa The Voice che cosa propone, che cosa offre, quindi un po' diciamo blindata questa cosa, no? Un po' occhi chiusi. E devo dire che mi ha portato e mi ha lasciato un'esperienza straordinaria dove lì praticamente viene fuori la tua artisticità, la tua parte interpretativa, perché questa diciamo che è un po' la mia grande porta, al di là della voce, perché ci sono dei fenomeni straordinari, come vedete anche nelle altre edizioni, vocalmente ci sono proprio delle persone che magari noi non conosciamo, ma nel proprio territorio hanno una grande realtà, un grande successo perché hanno una grande voce. E poi l'organizzazione, vedere questa macchina organizzativa potente di The Voice, con più di 100 persone dietro, tecnici, fonici, costumisti, insomma, una cosa meravigliosa. E ritornare l'altro giorno da Antonella Clerici, perché adiacente allo studio di The Voice Senior, che è lo studio 2000 di Milano, adiacente quindi a sempre mezzogiorno, c'è cioè lo studio di The Voice, che in questo caso era smantellato, e quindi rivivi quell'emozione che io ho vissuto in una maniera un po' molto blindata perché eravamo in pieno Covid, quindi tamponi, Certo. però credetemi, poi i colleghi, questi musicisti che ci hanno accompagnato, Antonella straordinaria, una grande padrona di casa, e quindi devo dire che, e poi mi ha dato una visibilità potente perché arrivare quasi 400-500 mila visualizzazioni reali. Lo voglio sottolineare, con la mia interpretazione di Volevo scriverti da tanto, beh, credetemi. E poi mi ha fatto conoscere anche un pubblico diverso, che magari non seguiva il liscio, ma ha conosciuto Roberta Cappelletti, anche proprio i giovani, che vengono nelle serate perché mi hanno vista lì, si divertono e tornano. Quindi, vedi, vuol dire sempre, dare, il nostro lavoro è sempre un esame.
E quindi arrivare sempre al cuore della gente e far sì che poi continuino a seguirti con questa stima e questo affetto di sempre. Allora, ora facciamo una pausa musicale e ti cito il Sì, certo. titolo di un brano che è uno dei più amati, Le Nuvole. Personalmente lo ascolterei 7-8 volte al giorno io, perché è proprio un brano che mi piace, mi dà carica ed è Carica, bello. hai detto bene, Gio, perché? Magari dici le nuvole, mannaggia, no, perché sopra le nuvole c'è sempre il sole, un messaggio di serenità. Le nuvole, con la tua fantasia, le guardi, dici pure come giovani donne che ballano, cioè questo ti dà l'idea della fantasia dove può arrivare. E poi c'è questo ritmo incalzante, Gio, che Ah, quando sì. ti viene voglia di ballare, cambio di tonalità potente e quindi andiamo con le nuvole, sopra le nuvole c'è sempre il sole. E allora andiamo in musica. Le Nuvole, Roberta Bello. Cappelletti, che bello, mamma mia, io Ah. veramente l'ascolterei ore e ore. Infatti, quando sono a casa e sono un po' triste, devo svelarti Sì, una. Mi metto Le Nuvole, perché non so perché, ma mi mette allegria, mi mette voglia che così di bello. sorridere. Devo essere sincero, Mi non. fa molto molto piacere perché questo è l'obiettivo, di far star bene chi ci ascolta, non solo chi balla, ma anche chi ci ascolta. Bello, questo è un bellissimo, mi piace questo complimento, questa osservazione, diciamo. Bello, bravo Gio, grande Gio. Ascolta, cosa deve colpirti di un brano per poi riportarlo sul palcoscenico? Questa è una bella domanda. Perché puoi immaginare che mi arrivano tanti provini, Eh sì, no? immagino. Magari autori che magari dicono: Roberto, ho scritto questa canzone, o ho questa canzone che pensavo alla tua voce, eccetera. Ma non so, la canzone mi deve colpire subito, o la strofa o il ritornello. Io di solito li ascolto di notte, mentre viaggio al ritorno. Prima quando ero nel mio pullman, adesso nell'altro mezzo o in macchina a volume abbastanza alto. E poi dopo quando sento che mi colpisce quella frase, torno indietro e la riascolto. E di solito non sbaglio, perché vuol dire che quella canzone, se mi è entrata nel cuore, mi ha colpito per l'idea, poi magari che mi dimentico spesso di dirlo, io molte volte faccio i testi personalmente, perché molti dei miei successi sono scritti di mio pugno, anche quelli ballabilissimi come il Mambo del Sultano, come La Bottega, come Canzoni di una volta, questi anni 60, Ti amo, ti odio, ho bisogno di. Cioè, ti potrei fare un elenco, ma questa canzone devo dire, Le Nuvole è arrivata che era quasi a posto, ho cambiato pochissime parole e quindi devo sentire questa energia perché poi io quando la vado a proporre ci devo credere, mi deve piacere, quindi hai capito, diciamo che devono avere questi requisiti, colpirmi come anche la canzone Notte Profonda di Omar Lambertini che l'ha scritta per me. Quando l'ho sentita, ti credimi, mi sono commossa, emozionata. Ho detto, questa sì, perché insomma dobbiamo avere un repertorio nella nostra discografia, la canzone che ti dà la carica, ma anche quella più intima, che ti fa riflettere, che magari ti fa venire anche una lacrimuccia, ma va bene perché vuol dire che in questo caso stai sfogando un pochino anche il tuo sentimento e la musica deve avere questa forza. Certo. Beh, la musica è emozione, no? Tu mi insegni che anche le emozioni che ci crea una canzone all'ascolto fanno tanto, assolutamente. Quindi Sì. E è proprio poi giusto. già c'è da dire questo, che quando io interpreto una canzone, che magari non tutte le sere la canti in modo uguale, anche se sembra uguale, però magari prendi il respiro in questo modo, fai il piano un po' più su quella parola, spingi di più su quella nota e io sento un brivido dentro di me e so benissimo che sta arrivando la gente. Ma non è una presunzione, è realtà, perché comunque in certe canzoni c'è proprio la gente che si mette lì sotto ad ascoltare o nel proprio tavolo o anche in fondo alla sala, che, hai capito? Però arriva quell'emozione che ho io dentro e comunque fa scattare la sensibilità di ognuno di noi, ecco. Anche quando sei in pista che fai un so, un Don't Cry for Me Argentina in italiano o anche la nevicata del 56, cioè anche questi classici internazionali, hai capito? È proprio l'interpretazione che arriva e questa è la forza della musica. Eh beh, certo. Ascolta, tra tutti i tuoi grandissimi successi, ce n'è uno che ha quel mezzo punto in più nel tuo cuore? Beh, io so di ripetermi, però credo che la canzone che in qualche modo è nel mio cuore, mi rappresenta, è quella che ho scritto insieme a Cottarelli e Brunali nel momento del mio debutto ufficiale della mia orchestra, che è Canto per voi. Ancora oggi è
è un biglietto da visita eccezionale, mi rappresenta in toto, ancora emozione perché tanto per voi le mie canzoni che sono le mie gioie e i miei dolori, e diciamo tutto. Oppure nella strofa che dice, qui metto in gioco la mia vita, metto il mio abito da sera e ce la farò. Grazie a voi, insomma, è un ringraziamento al pubblico, è un esternare, quindi questa è la canzone che in qualche modo mi rappresenta in modo totale. Poi vabbè, c'è questa bottega che, ecco, perché anche sulla bottega c'è da dire questo, è una canzone allegra nel ritmo, ma comunque nostalgica, perché ricorda quei momenti di una volta e vedi la gente che la canta e qualche persona di una certa età ha anche l'occhio lucido, capisci? E quindi e poi, vabbè, le mie ultime canzoni, come anche Notte Profonda, ma diciamo che Canto per voi è quella che mi ha dato il là, quella che ha dato il via al mio debutto il 13 dicembre 1994 allo studio Zeta di Caravaggio. E quello era veramente il trampolino di lancio, perché debuttare in quel palcoscenico importante, che è stato uno dei locali più storici del mondo del ballo, voleva dire che eri già un nome pronto per prendere il volo. Mamma mia, quanto bello! Che bello sentirti parlare perché si vede proprio l'emozione che vivi quando racconti Sì. anche proprio pezzi della tua storia, della tua carriera e Esatto. della tua vita. Ascolta, Certo. facciamo una pausa musicale e rimaniamo in tema meteo, perché prima ci siamo ascoltati le Ah. nuvole e adesso ci ascoltiamo il Adesso sole della nebbia. Tanto siamo attuali allora comunque, perché ormai. direi perché dalle nuvole, il sole, la nebbia, però voglio dire se ce la se hai un secondo proprio Certo. questo titolo, a parte che questa è una canzone, se ascoltate anche il testo, poi parte un bel ritmo, una bella cumbia, è un testo importante perché è un messaggio di grande speranza. E quando arrivai in un'emittente piemontese, molto tempo fa, c'era questo autore, questo Marco Amerio, insieme ai suoi colleghi, disse: ma Roberta Romagnola, quando arrivi tu è come è il sole nella nebbia, perché sai, il Piemonte, la nebbia. Caspita, Certo. dico, ma qui bisogna scrivere una canzone, ragazzi, ed è nato il sole nella nebbia. Però poi c'è un testo molto importante, un bel ritmo, e per questo voglio ringraziare le edizioni musicali Novalis, sempre attenti, disponibili, e veramente li ringrazio con tutto il cuore per tutto quello che fanno, non solo per me, ma per il mondo del ballo. Il sole nella nebbia. E allora andiamo in musica, ci ritroviamo tra pochissimo. Grazie. Roberta Cappelletti, Notte Profonda, oggi con noi proprio collegata la Ah. mitica Roberta Cappelletti. Si stava parlando di serate, di emozioni, perché poi ogni serata, Sì. Roberta, non so se tu concordi, ma penso di sì, ci lascia un'emozione, un ricordo. Ma certo, stavamo parlando anche delle belle serate, i vostri eventi di Lignano Sabbiadoro, questo palcoscenico così importante, nazionale, col pubblico, le nostre performance, i live, proprio fatti anche così improvvisamente, e diventa veramente un'emozione irripetibile, perché quella serata è quella, quell'interpretazione è quella. E quindi, però per fortuna che c'è sempre questo entusiasmo, Giovanni, di continuare a farlo questo mestiere con quella passione di allora, anche se gli anni sono tanti e di più, però diciamo che quello che prevale, come prima che ho salutato Matteo, uno dei vostri collaboratori, dei ragazzi, appunto, i cameraman che insomma fanno questo lavoro anche televisivo in queste serate importanti, cioè seguire le proprie passioni, anche questo è importante, noi lo dobbiamo trasmettere. E io ancora, caspita, Gio, mi sento ancora una ventenne quando sono su quel palcoscenico, anche se hai capito, ne ho quattro volte di più. No, quattro volte, No, che cacchio 4 volte dico? ora. 3 volte di più. Non ho fatto i conti bene, anche perché, ma Madonna, sta Cappelletti, quanti anni ha? Allora, se ho fatto The Voice Senior, 60 ci sono tutti, punto. E va bene, fino qui ci Brava, siamo arrivati. rimaniamo lì, brava. Ascolta, ti leggo Dai, un po' di bene, saluti perché ci stanno arrivando bene. tantissimi Dai. messaggi al Sì. 3937366888. Bene, bene. Allora, tantissimi saluti alla mitica Roberta Cappelletti. Speriamo di vederci presto al Continental di Colico. Saluti Simone dalla Val Chiavenna. Ah, grande Simone, mio fan number one, un abbraccio. Val Chiavenna è lontano, ragazzi, però prima o poi ci arriveremo. Sono Gianni Bene. di Muzzana, vorrei dedicare Ah. proprio una canzone di Roberta a tutti gli alpini del Triveneto e Ah. agli alpini che sono e comunque della sede del distaccamento di Bibbione. Quindi poi il prossimo brano lo dedichiamo anche a loro.
Con molto piacere, viva gli alpini, con la penna sempre alta. E poi Bello. buon venerdì a te Giovanni, e volevo salutare la nostra e vostra Roberta Cappelletti da Elvira Ho già. Roberto di Vico d'Argere. Guarda, devo spendere due parole per queste persone Certo. meravigliose. Mi seguono da tanti anni, lo sapete, loro spesso volentieri chiedono le mie canzoni. Elvira Volpon e Roberto Ton, che proprio tempo fa sono venuti a trovarmi, e spero di vederli presto perché c'è una bella serata in provincia di Venezia, che è Canoghera, la grande festa della Trebbiatura. Quindi magari da Vigo d'Argere Sì, può essere dai, non anche è abbastanza lontanissimo, comodo. certo, assolutamente. Ci Anzi, saranno, ci ora saranno. finiamo i messaggi e poi diamo un Dai, po' di dai, dai, sì, serate. bravo, Allora, ciao bravo. Giovanni, desidero salutare con grande affetto e stima la mitica Roberta. Un forte abbraccio da Daniele. Daniele Spolon, Spolon, magari sì, lui. Daniele Spolon. Grande Dani, un bacione, bello. E poi un abbraccio e un complimento alla mitica Roberta Cappelletti da Maria Consuelo, da Gemona del Friuli. Ah, Maria Consuelo, la ringrazio moltissimo per queste belle parole. Bacione. E poi buongiorno da parte di Claudio e Maria Nome. di Gorolo di Borghi, un saluto e un abbraccio alla Gorò. grande Gorolo. Allora, Giovanni, Gorolo di Burghi è un paesino meraviglioso sulle colline della nostra Romagna, sopra Savignano sul Rubicone. E quindi voglio salutare ovviamente la Maria con Claudio, che sono dei miei grandi fans, che amano la nostra musica, amano Anna Maria Allegretti e soprattutto la loro gentilezza. Io li ringrazio e ho avuto tanto piacere di averli rivisti proprio nel loro paese in questa bella festa. Un salutone, a presto! E poi ciao Giovanni, un saluto a tutti voi di Sorriso TV, mandiamo un salutone all'esplosiva Roberta Cappelletti, meravigliosa artista e anche meravigliosa donna. A presto, Nadia e Wow. Loris di Sarmego, Vicenza. Oh, che piacere, Nadia. Insomma, loro sono fra gli organizzatori, diciamo, di questa grande festa di Sarmego. Dico bene. Come Sì. si dice? Sarmego, Sai che non l'ho mai capito, Sarmego, anch'io sono sempre qua che ci Sarmego. penso, non ho mai capito se Sarmego o Sarmego, quindi ogni tanto lo dico in un modo, Vabbè. ogni tanto No, in un no, altro. vabbè, ma loro hanno capito. E Grazie. poi saluti alla carissima Roberta Cappelletti, un buon pomeriggio da parte di Teresa dalla Costa Azzurra. E Wow, Terry, un bacione, Tere, Tere, allora Roberta, bello. dove possiamo Dai. trovarti prossimamente? Allora io direi, citavo prima questo lunedì 8 luglio a Noghera, a Canoghera, pardon, Sì. provincia di Venezia, festa della Trebbiatura. Poi devo ricordare questa serata, è vero, la domenica 28 luglio a Chions, per la grande sagra tradizionale, veramente una grande serata nel Friuli, e poi c'è questa bellissima festa, e voglio ringraziare chi mi ha contattata, Gabriele, suo fratello e tutti, perché c'è questa bella sagra tradizionale a Poiana di Grampion, provincia di Vicenza. Queste, diciamo, sono le serate nella zona del Veneto, poi ne abbiamo anche nella provincia di Mantova. Io vi direi una cosa: se andate nel mio profilo, ci sono quello di Orchestra Roberta Cappelletti, Orchestra Roberta Cappelletti, poi c'è l'altro profilo Roberta Cappelletti. Ma in quello dell'orchestra voi cliccate mi piace, così aumentiamo anche questi followers, devo arrivare a 20.000, siamo già a 16.000. Lì c'è tutto il calendario dell'estate che viene aggiornato man mano, perché poi arrivano delle altre serate, per cui insomma, però lì ci sono già le informazioni, ok? Roberta, a proposito di social, Dai. ma qua Guarda, sono un aiuto per il lavoro, per il tuo lavoro? Quanto si sono integrati nel mondo della musica? diciamo che oggi più che mai dobbiamo comunque per il nostro mestiere utilizzarli i social, perché una volta ti voglio dire, noi facevamo per far sapere alla gente le nostre serate, perché anche questi sono i cambiamenti epocali, perché poi il virtuale ha preso il sopravvento, la tecnologia e tutto quanto. Noi facevamo i programmini, guarda, tipo questo È in vero. cartaceo. Aprivi e c'erano tutte le serate, addirittura all'epoca si poteva programmare un anno per l'altro, avevamo già l'anno pieno di strati. Noi ne spedivamo la belletta di 10.000 copie, e non dico una bugia, 10.000 copie ogni 2 mesi, seguimi bene, e pensa che lavoro c'era anche Mamma dalla mia. segreteria artistica che avevo, che lavorava per noi, che in quel momento era la Casa dei Sonora, poi avevamo l'agenzia teatrale.
che collaborava e ci collocava con la collaborazione con tutte le agenzie d'Italia, perché una volta veramente c'era questo lavoro di grande collaborazione, ma perché c'era il boom del lavoro. Quindi i social oggi servono tantissimo, perché altrimenti come fanno le persone a sapere dove siamo? E poi devi curare i gruppi dei fans club, dove naturalmente mandi sui WhatsApp tutte le iniziative, come adesso per esempio c'è questo bellissimo viaggio che faremo a settembre, praticamente dal 15 al 22 settembre, insieme a Omar Lambertini, Anna Maria Allegretti, Manuel Malanotte, la Suonami Band e la Roberta Cappelletti. Cinque artisti li porteremo in Puglia, la Cala del Turco, la Baia Manocore tra Vieste e Peschici, un resort proprio straordinario della Valtour. E veramente con i servizi tutto incluso, abbiamo anche a disposizione, a richiesta, il pullman, il trasferimento proprio del Veneto, perché abbiamo già della gente che ha aderito. E anche su questo basta andare sui nostri profili, o il mio, Anna Maria, o Omar, Manuel Malanotte, ci sono tutti i dettagli per questo viaggio dal 15 al 22 settembre. Quindi i social al momento sono davvero importanti, poi vedremo cosa succederà fra un po' di anni. Io ho una gran paura Assolutamente. dell'intelligenza artificiale, però adesso c'è anche quella Effettivamente. e sarebbe un altro argomento da toccare. Vabbè, Allora, vogliamo essere rimergiamoci in attuali, musica. attuali. Rimergiamoci in musica e rimergiamoci nella Sì. grande emozione che abbiamo vissuto tutti proprio all'Arena Alpe Adria a Lignano Sabbiadoro, vedendoti entrare in questo fascio di luce dalle spalle del pubblico verso il palco. Non piangere per me, Argentina. Ascolta. Quanta Sì. emozione ti dà cantare, riproporre questo brano? Questa canzone è straordinaria. Poi ripeto, io la facevo in lingua, cioè in inglese, quando uscì il film di Madonna, Sua Evita Duarte Peron. Poi ho trovato il testo in italiano, quindi è un riferimento un po' alla grande, inimitabile Milva. E poi è un testo, ma è soprattutto la melodia. Quindi come fai a non emozionarti? Ho i brividi solo a parlarne. E poi questa entrata così teatrale, voluta molto, lo devo dire anche, cioè voluta e pensata da me, ma soprattutto da Alex, perché chiaramente i miei abiti, anche a volte così scenici, contribuiscono comunque a questo effetto, di spettacolo. E quindi sono felice di rivederla questa canzone, certo. E allora a voi questa grande emozione. Vai, vai. Non piangere per me, Argentina, che bello, che bello, che belle Che emozioni canzone, poter che rivivere meraviglia. proprio su Sorriso E TV. sì, e grazie alla gente, al pubblico caloroso, agli applausi, all'affetto, alla stima. Fantastico, grazie, grazie davvero per questo video che mi emoziona ancora. Grazie. Allora Roberta, stavamo chiacchierando di date, so che ce ne sono altre importanti che vuoi dare, poi sai, ci seguo da tutto il Sì. mondo, quindi almeno prendete carta e Certo. penna perché adesso arrivano gli appuntamenti Sì. con Roberta Sì, Cappelletti, anche prego. se io dico che questi programmini così chiamati, io ancora li preparo e li distribuiamo nelle nostre serate. Allora, però volevo ricordarvi, a parte dunque, vabbè, abbiamo le serate qui in Romagna, che sono tante, ma quelli della Romagna magari lo sanno, però ci tengo a citare il 24 di luglio in Piazza Ceccarini a Riccione, per sempre per i 70 anni di Romagna Mia, e il 25esimo di Cost Hotels, che è appunto un consorzio che cura tutti gli albergatori e gli alberghi del nostro territorio. Poi volevo ricordarvi anche il 1° di agosto saremo a Borghetto Piacentino, Borghetto appunto di Piacenza, per il primo Memorial dedicato a Paolo Tanti, con la mia orchestra e tanti ospiti. Poi sarò il sabato 3 agosto a Cavezzo, provincia di Modena, in questo giardino d'estate, e poi dopo una bella serata a provincia di Mantova, a Canedole, il 4 agosto. Poi andiamo avanti perché volevo ricordare una serata importante, quella di Porto Maggiore a Ferrara, il 13 agosto, e poi Terra Dura, ragazzi, che tutti gli anni mi programma, che dà spazio alle orchestre romagnole, loro sono degli appassionati, quindi voglio ringraziare Simone, Diego, tutti gli organizzatori, e quindi questa Terra Dura, sabato 24 agosto, mi raccomando, è una serata meravigliosa e si mangia, perché in ogni sagra c'è poi la cucina che la fa anche da padrona, non solo la musica. E poi vi ricordo, beh, San Marino, la domenica 25 agosto, Palidano, la festa della pepa, che sarebbe il 27 di agosto,
che è Palidano, in provincia di Mantova. Poi abbiamo sempre Cella, provincia di Parma, alla fine di agosto. Comunque volevo ricordarvi di nuovo di controllare. Ah, poi devo venire a Blessaglia di Venezia, che è una grande sagra di nuovo, alla fine di settembre, il 28 settembre e il 27 settembre invece a Bondeno. Insomma, quindi se avete voglia di venire a sentire la Roberta Cappelletti, di venire ad ascoltare, a ballare il liscio, ascoltare le mie canzoni, guardate anche sui social, che qualche serata c'è sicuramente che fa anche al caso vostro. Eh beh, assolutamente, quindi mi Ah, raccomando, dai. orchestra Roberta Cappelletti per tutte quelle che sono le serate, gli Esatto. aggiornamenti proprio e i Bravo, vari Giuda. appuntamenti. Ti porto i saluti di Sì. Rita Lago ed Angelo, mandiamo un forte abbraccio alla Wow, grande e guarda. inimitabile Roberta. Il mio cuore, con tutto l'affetto, che piacere. E poi Grazie. mi chiedono se puoi dedicare una canzone, faremo la prossima per una questione di tempi, Sì? proprio perché oggi fai anni, quindi auguri, auguri Rita, auguri, auguri. Ah, E auguri poi anche da parte mia. salutiamo anche Moira, la cantante di Mauro e Bruno e Boomerang, che anche lei fa Ma gli anni, Barbara Abito, Rietta, Graziella, tante persone che fanno il compleanno nella giornata di oggi, quindi auguri a anche la tutte loro. Barbara, ma che piacere, le mie colleghe meravigliose, a loro mando tanti auguri di buon compleanno e di buona musica e buona vita. Veramente. E poi Roberta, Bello. la musica e anche belle collaborazioni, come quella che è nata proprio con Anna Maria Allegretti. Guarda, ti ringrazio di essere arrivato qui perché io adoro le collaborazioni, perché l'ho sempre detto che la musica è una condivisione perfetta, no? La musica, le armonie. E quindi questa bella canzone che è stata proprio scritta per me e per Anna Maria Allegretti, Non fare la lagna e goditi la Romagna, in questo videoclip molto simpatico. E quindi devo dire che ecco, sono di nuovo in linea, sì, perché ogni tanto arriva Sì, qualche sì, sì, sì. telefonata che mi distacca un po'. E quindi devo ringraziare anche l'edizione Novalis insieme alla Suonami che appunto stanno collaborando editorialmente e ci permettono di fare queste belle cose insieme. Allora che dire, io Roberta ti terrei qua 6 ore, 6 o 7 ore perché veramente è bello anche l'allegria con cui racconti proprio quella che è la tua vita, la tua arte e il Certo. tuo lavoro. Quindi ti strappo una promessa, appena passi per di Sì. qua o qua vicino, vieni a trovarci, lo sai che le porte di Radio Sorriso sono sempre aperte per Non vedo l'ora davvero di ritrovarvi personalmente. Ancora un grazie a tutti voi per l'ospitalità. E buona estate, buona musica, buona vita a tutti quelli anche che ci ascoltano. Dalla vostra amica Roberta Cappelletti, e la battuta devo Eh beh, farla. certo, Con quei assolutamente. soliti 2P, 2L e 2T. Quando c'è vo, c'è vo. Buona estate a tutte e viva la vita. Baci e sorrisi. Bye bye. E Ciao allora Giovanni, ciao a tutto Radio Sorriso. ringrazio Grazie. ancora Roberta Grazie davvero a voi. Cappelletti, ringrazio Matteo per la cura Bacione. della parte tecnica di questo collegamento. Sì, Terminiamo proprio con voglio un. anche dire, posso dire anche Prego, bello il certo. level dietro con la mia immagine che mi rappresenta, il mio nome, e questo mi fa tanto piacere perché dà sempre un valore aggiunto a quello che noi facciamo, alla nostra personalità. Grazie mille. Ciao ragazzi, un saluto. Ciao. E allora grazie mille Roberta Cappelletti, grazie Matteo, ci vediamo lunedì prossimo. Un saluto, ciao!